La puntata di Mille Mali di quest'oggi intende occuparsi di politica e in particolar modo della scelta dei Verdi, guidati dal loro coordinatore nazionale Angelo Bonelli. C'è un forte avvicinamento con il centro-sinistra, con il PD, ci sono stati dei contatti avanzati, degli incontri con Fassino e si starebbe profilando una nuova realtà, una lista Europa, Ecologia e Diritti che vedrebbe al suo interno i Verdi, i Radicali Italiani, Forza Europa della Vedova, i socialisti. C'è questa idea di coalizione, per carità, lecito, però poi bisogna vedere, mi domando, dove inizia e dove finisce la coerenza politica di Angelo Bonelli. Io ho avuto finora una grandissima, una eccezionale stima di Angelo Bonelli, un uomo che certamente si è speso per l'ambiente, che ha rischiato in prima persona, che si è preso denunce, che per un certo percorso della sua vita è stato anche coerente. Un uomo che si è presentato a Taranto, si è candidato sindaco, non ha vinto ma ha fatto una bella figura, ha fatto delle bellissime battaglie. Io l'ho appoggiato in pieno, l'ho votato e l'ho sostenuto. Un uomo semplice, fin qui. Dopodiché, a questo punto, forse perché l'obiettivo di Angelo Bonelli è rientrare in Parlamento, noto una virata, che è una virata oggettivamente a 360 gradi, ma che così vuole, come dire, essere ammorbidita, vuole ammorbidirsi nel suo percorso prima di stringersi in un abbraccio mortale con il PD e con Renzi. Signori, Bonelli, lo sapete, ha fatto la guerra ai 12 decreti salva Ilva. Bonelli ha fatto la guerra a Renzi. Scusa Angelo Bonelli, ma ora come fai ad allearti con forze politiche che si sono rivelate assassine rispetto al nostro territorio? Perché i 12 decreti salva Ilva che tu hai condannato, Bonelli, sono stati partoriti dal Partito Democratico, Partito Democratico con il quale ora tu ti stai per alleare, seppure indirettamente, perché poi si fa la coalizione e si dice: io non è che sto nel PD, però in un'ottica di crescita, di sviluppo ecologico, ambientale del sistema del paese Italia, tutte queste belle parole, è opportuno stringere questa alleanza e, come dire, batterci, fare fronte comune sui temi dell'ambiente. Questa è la posizione di Bonelli, una posizione che, lo dico, non finirò mai di ripeterlo, appunto, è a mio avviso assolutamente incoerente. C'è una intervista rilasciata a Repubblica da Bonelli, intervista appunto rilasciata alla collega Monica Rubino, intitolata "I Verdi si alleano ai Dem, lista con Bonino e socialista". Ve la rileggo. Angelo Bonelli, la domanda, coordinatore nazionale dei Verdi, come è andato l'incontro con Piero Fassino? Risposta di Bonelli, ci siamo visti a Rovereto e molto determinato. Sapete bene che Fassino è il messaggero mandato da Renzi per cercare di raccattare tutte quelle forze politiche che potrebbero, come dire, portare acqua al mulino. Poi a queste forze politiche si garantiscono dei seggi sicuri e tutto va bene, madama la Marchesa. Domanda della collega Bonelli, che cosa gli ha detto? Che le distanze tra noi e il PD sulle politiche ambientali sono notevoli. Tuttavia, dice Bonelli, apprezziamo il loro sforzo di recuperare anche Angela Merkel vuole costruire un governo con i Verdi. E vedete, con queste parole, tuttavia apprezziamo il loro sforzo di recuperare, già avviene, l'abbraccio incomincia a profilarsi. Ci sarà poi ovviamente l'alleanza, la battaglia comune su temi ecologici,
ecologici un corno, perché questo governo ti sta uccidendo Taranto, vorrei sapere quali possono essere le prospettive. Il PD, la domanda, vi vuole per rilanciare l'ambiente? Risposta di Bonelli, non ci interessano le abiure, ma il programma, così si fa, quando si deve raggiungere un obiettivo la si butta sul programma. E infatti, oltre a ius soli e biotestamento, si approvi anche la legge sul consumo di suolo, si punti su sicurezza alimentare, rilancio del trasporto pubblico e prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico e alla difesa degli animali che non vogliamo lanciare alla brambilla. Come vedete, si punta sugli argomenti, sui programmi, come se tutta la battaglia che Bonelli ha fatto in passato contro appunto il governo, questa battaglia così evapora nel nulla, viene attutita, viene moderata, viene stemperata da questi tentativi di abbraccio. Ulteriore domanda, ma avete i voti per superare il quorum? Abbiamo proposto una lista che potrebbe chiamarsi Europa, Ecologia e Diritti, con i radicali italiani Di Maggi e Bonino, Forza Europa di Della Vedova e i socialisti e Pisapia, forse se Pisapia aderirà, che speriamo appunto sciolga presto la riserva. I radicali, si dice, non vi vogliono, è la domanda della cronista. Non mi risulta, l'ecologia si sposa bene con i diritti. Perché non correte con il vostro simbolo? Risposta, se la nostra idea non sarà raccolta valuteremo il da farsi, un simbolo storico, il sole che ride ce l'abbiamo. Ecco, ho letto questa intervista di a Bonelli, alcune riflessioni, ma intanto Bonelli, lo ripeto per l'ennesima volta, la tua posizione, la tua visione, la tua storia politica di ambientalista convinto verrebbe schiaffeggiata, verrebbe violentata da questo che è un accordo innaturale a tutti gli effetti. Ora, forse in Bonelli è subentrata una ragione pragmatica, concreta, nel senso che Bonelli avrà pensato mi sono stancato di fare testimonianza, di fare l'eterno signor no al di fuori del Parlamento, voglio rientrare in Parlamento. E allora in questa ottica si giustificherebbero questi accordi. Vedete, cercare di rappezzare, cercare di giustificare questa intesa sulla base dei programmi è così, è come coprirsi con un fazzoletto, cioè voglio dire è una copertura che lascia il tempo che trova. Anche perché, caro Angelo Bonelli, e la mia rabbia deriva dalla stima che avevo a questo punto nei tuoi confronti. Io mi sento tradito da te, caro Bonelli, e si sentono traditi tanti elettori tarantini che hanno puntato su di te. Dovresti essere coerente e ragionare in quest'ottica. Meglio rinunciare a un seggio, ma mantenere la mia coerenza politica. Questo dovrebbe essere il tuo imperativo categorico. Questa dovrebbe essere la motrice della tua condotta politica. Non andare a fare l'accordo con il PD e con Renzi. Questo io dico. Cioè la battaglia contro l'Ilva, contro il governo, contro i decreti salva Ilva e poi l'accordo con quelli che hanno sottoscritto i decreti salva Ilva. Questa è l'incoerenza, Bonelli. Lo volete capire, amici telespettatori e cittadini? Incoerenza politica assoluta. E allora, Bonelli, io ti sfido innanzitutto ad un confronto col sottoscritto pubblico. Mi puoi anche rispondere sui social, ma voglio il confronto pubblico. E poi devi avere la forza ed il coraggio di candidarti a Taranto. Devi venire a Taranto e devi confrontarti con il popolo tarantino e devi dire: io sto sostenendo una coalizione che riconosce Renzi come leader in pectore, o comunque una coalizione con una forza politica, il PD, che è guidata da Renzi, che è l'autore preponderante dei decreti salva Ilva e ammazza Taranto. Voglio vedere cosa ti devono dire i tarantini, e seppure i tarantini, come sto dicendo io, ti bolleranno di incoerenza politica. Questa è la realtà, caro Bonelli. Se poi vuoi andare sul sicuro, non lo so,
Forse ti potrebbero mettere in un collegio blindato, un collegio uninominale sicuro, dove in cui hai la garanzia di essere eletto, o ti mettono in un listino proporzionale e vieni eletto. Non lo so, non voglio pensare queste cose. Io ti ho conosciuto e ti ho sempre rispettato e ti ho voluto bene come una persona coerente, come una persona integerrima, come una persona che non scende a compromessi. Questa è l'immagine che io ho di Angelo Bonelli. Però io, leggendo queste dichiarazioni, io veramente rimango esterrefatto, trasecolo, dinanzi a queste affermazioni. E i Tarantini, già ho postato sui social queste mie riflessioni, e si è creata una levata di scudi, si è creata una protesta, una sommossa quasi, tra virgolette, rispetto a questa virata a 360 gradi. Poi non lamentiamoci quando la gente si nausea e non va più a votare. Questa è la realtà, la gente si scoccia e non va più a votare, perché dice alla fine sono tutti uguali. Alla fine anche Bonelli, che pure ha fatto delle guerre, ora lo vedo alleato con quelli che erano i suoi storici nemici. Cos'altro dire? Questa è la realtà. Non, ripeto, io sono esterefatto. Bonelli fa alcuni ragionamenti, dice... Ovviamente io, cioè, forse nella mente di Bonelli c'è la volontà legittima, sacrosanta, di fare le sue battaglie in Parlamento, e lui dice: col centrodestra non posso andare, giusto. Bonelli viene da una storia di sinistra. Con il Movimento 5 Stelle, rispetto al quale è molto vicino come posizioni, col Movimento 5 Stelle c'è la guerra. Quando sente parlare di Vendola e di Sinistra Italiana, dice Bonelli, io con Frato Ianni o Vendola, mai sia. E vabbè, è giusto, non lo dite a me quello che mi ha fatto Vendola, deridendo me e deridendo i morti di cancro di Taranto, beffandosi durante quella telefonata intercettata. E che fai, Bonelli? Questo no, questo no, questo no, e Renzi sì? E ti allei con Renzi? Ma questa è la incoerenza delle incoerenze. Questa è la realtà. Allora Bonelli, io ti dico una cosa, tu hai fatto delle belle battaglie, vai, presentati con i Verdi, da solo, autonomamente, presentati nel collegio di Taranto, nell'uninominale, perché nell'uninominale basta per prendere un voto in più dell'altro e non c'entra, non ha importanza quanto si prende nel proporzionale, cioè io posso essere eletto nel collegio nominale di Taranto, nell'uninominale di Taranto, prendendo un voto in più dell'altro, anche se la mia forza politica non raggiunge il 3% nel proporzionale. Vieni a Taranto, fai questa battaglia e sarò il primo io a farti campagna elettorale. Ma fin quando io vedrò te, Angelo Bonelli, candidato con Renzi, da parte mia, civilmente e democraticamente, avrai la guerra politica. Perché io sono un ambientalista vero, io non vado dietro le poltrone, e la mia battaglia è salvaguardare la vita nostra e dei nostri figli. Io non punto ai seggi in Parlamento, bisogna combattere, e se il seggio in Parlamento uno lo vuole conquistare, anche io lo vorrei conquistare, non lo nascondo, ma lo devo conquistare con la coerenza, schierandomi da solo, mettendoci la faccia. Quello che contano sono i principi. Io, quando cammino per strada, posso camminare a testa alta, grazie a Dio e grazie a quello che ho fatto. Bonelli, smentiscimi e tornerò ad apprezzarti. Alla prossima. Questo è Senza Bavaglio. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre.